duplice obiettivo. Il primo è quello di consentire a tutti i bambini di poter rientrare a scuola a partire da settembre, dall'inizio delle attività scolastiche, e il secondo è che i loro bisogni educativi non venissero troppo penalizzati dalla necessaria redistribuzione. Sono questi i due binari sui quali si è mossa la riorganizzazione degli spazi scolastici per i 12 istituti di Sesto Levante per garantire ai 1.400 studenti della scuola pubblica il rientro a scuola nel rispetto delle nuove normative anticontagio. Iniziato da oltre un mese, il confronto tra l'amministrazione comunale e i responsabili dell'istituto comprensivo si è sviluppato anche attraverso sopralluoghi dei tecnici per valutare gli interventi necessari ad ogni singolo edificio. Sostanzialmente sono tre quelli che saranno oggetto di interventi di risistemazione più consistenti: la scuola di Santa Vittoria, tra l'altro recentemente oggetto di un'importante opera di riqualificazione, il plesso di Via Lombardia e le scuole del Scalzo in Via Val di Canepa. Tre plessi scolastici su cui occorrono degli interventi di accorpamento di aule, di realizzazione di pareti divisorie, per esempio di apertura o chiusura porte o di finestre, per consentire il posizionamento dei bambini, in particolare la scuola media è quella che necessita più interventi di tutti perché ci sono classi anche di 27-28 bambini, quindi occorre garantire il distanziamento. Proprio qui, per custodire temporaneamente l'archivio che dovrà essere spostato per liberare spazi per nuove aule, sarà utilizzato un container. Particolare attenzione è poi stata riservata anche alla gestione della mensa di tutti i plessi scolastici. Il nuovo assetto prevede più turni per quanto riguarda l'erogazione dei pasti e per far fronte a questo occorrerà dotare il servizio di ulteriore personale, sia docente che ausiliario, che è stato richiesto al Ministero della Pubblica Istruzione. Ai sopralluoghi hanno partecipato anche i responsabili dei soggetti con cui viene gestita la mensa scolastica. L'obiettivo era quello di non sottrarre ai bambini altro tempo scuola dopo quello che hanno perso nel lockdown, inclusi gli spazi della mensa. Per cui praticamente in tutti i plessi, per far sì che i bambini possano mangiare, saranno organizzati dei doppi turni. Cercheremo di integrare anche con persone che arrivano dal reddito di cittadinanza per supportare, diciamo, l'organizzazione della gestione delle mense, ma ci sembrava comunque un obiettivo da mantenere.